Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questa serata organizzata dal Spolicella, una serata in cui vogliamo dare una visione di una società diversa, una società possibile basata su un modello socio-economico più ecocompatibile in cui l'attività dell'uomo si concilia con la natura e con i modelli della natura anziché andare contro e creare inquinamento. Scusate per la voce, io sono reduce da un raffreddore purtroppo, ma ci tenevo a essere qui perché questa serata mi sembra molto significativa. Io mi chiamo Eliana Rapisarda, sono una giornalista e ho fondato a settembre un nuovo giornale online che si chiama veronagreen.it e che ha proprio lo scopo di diffondere sul territorio queste buone pratiche legate all'ecosostenibilità a Verona e provincia, in modo da diffonderle maggiormente tra le persone e farle conoscere. E cominciamo con l'ospite, la persona che ci ospita in questa struttura, il Bioagriturismo Tirta, Gian Pietro Masella, che ci parlerà dell'esperienza degli orti collettivi che si è tenuta proprio qui al Bioagriturismo e di un nuovo progetto legato ad un apiario sociale. Passo subito la parola, grazie. Buonasera a tutti, benvenuti. Allora, volevo mettervi brevemente, perché ci sono i tempi ristretti anche, al corrente di quello che stiamo facendo, abbiamo fatto in questi anni qua al Tirta per promuovere questa filosofia del benessere, dell'ecocompatibilità e tutti questi discorsi che ormai siamo stanchi di masticare con tutte queste parole, anche se a forza di masticare, vedo Johnny, Peghini lì, c'è anche chi concretizza. Noi, anche noi nel nostro piccolo, cerchiamo di fare quello. Ma molte associazioni del territorio, che tra l'altro evidenziano sempre più una necessità di coordinamento per unire le forze e promuovere, diciamo, questa valle che vorrei, sono sempre più attive e anche più consistenti e realizzative. Noi siamo partiti fin dal primo anno con l'agriturismo, a parte che è biocompatibile con la geotermia, pannelli solari, bioarchitettura, tutti i canoni che sappiamo, che hanno questa fisionomia di questi edifici. Siamo partiti con l'ortoterapia, l'abbiamo chiamata terapia perché abbiamo voluto dare la possibilità alle persone, dagli anziani, alle famiglie, per i propri figli, piuttosto che a gente che era inesperta completamente, di avere un rapporto con la terra, perché pensavamo che è indispensabile per un'evoluzione minima, insomma, di consapevolezza, prima anche di dedicarsi a temi più enormi o universali, di partire dalla cosa che c'è più vicina, che per l'uomo è sempre stata fonte di sostentamento. Per cui abbiamo promosso questa serie prima di incontri per insegnare attraverso degli insegnanti come si coltiva biologico, quando si semina, tutte le varie, i vari dettagli che riguardano l'orto, e nel giro di qualche anno siamo partiti subito bene e adesso è qualche anno che marciamo con i nostri 20-22 orti che non vogliamo aumentare, anche perché altrimenti diventerebbe il Tirta degli orti. Invece facciamo anche questa proposta per permettere alle altre di emergere, dobbiamo anche limitarci, per cui dico sempre, noi facciamo 3 passi avanti e 2 passi indietro, ma questo credo sia anche la giusta misura nel fare le cose. E abbiamo avuto soddisfazioni soprattutto per quanto riguarda le persone che l'hanno frequentato, per cui abbiamo avuto anche persone che hanno superato il disagio dell'operazione al tumore o a operazioni impegnative, che è stato un motivo per uscire, socializzare e imparare a fare delle cose che magari nessuno aveva fatto prima di questa opportunità, e da lì insomma è sempre stato un po' fiore all'occhiello. L'anno scorso è partito un progetto molto interessante dell'MDF, del Movimento di Crescita Felice, con Francesco Badalini, che ha lanciato il progetto di orto collettivo sulla provincia, vale a dire gruppi di persone che intendono produrre o imparare a produrre nella propria zona, quindi indicativamente a chilometri zero, in trovare delle aziende che mettono a disponibilità il terreno e creare questi gruppi virtuosi che
che poi si dedicheranno al, non solo a, a imparare a coltivare un orto, ma anche a mettere in campo delle strategie di innovazione, nel senso che un gruppo può permettere anche la sperimentazione, anche di andare oltre la semplice cultura. Difatti l'anno scorso erano tutto un gruppo di neofiti con un agronoma, fatalità per fortuna, che sono partiti secondo me col piede un po' sbagliato, perché questa agronoma gli ha prospettato facciamo l'orto sinergico. Gli altri non sapevano nemmeno cos'è un orto normale, sono partiti per il sinergico e poi per varie vicissitudini, tra cui le relazioni, gli impegni, e probabilmente anche questa agronoma poi è stata subissata di lavoro, per cui poco si è dedicata, ed anche per la proposta di questo orto sinergico, che non è una proposta semplice ma è già complessa rispetto a un orto normale, è stato un po' fallimentare come esperienza. Quest'anno noi la vogliamo rilanciare, perché insieme con, non so se sia anche questo progetto dell'MDF, della decrescita felice, comunque con Francesco Badalini che coordina questa cosa, che forse se arriva ci dice due parole, cominceremo da marzo dei corsi bisettimanali di neocontadini, vale a dire ci saranno delle personalità di insegnanti e di esperti che insegneranno a chi vuole accostarsi a questa famosa arte agricola ed imparare partendo dai mattoni, diciamo, dalle basi. E per cui tutto ciò che riguarda la produzione dalla terra fino al poter produrre del proprio cibo è diventato un po' la finalità di questa esperienza degli orti, che però quest'anno abbiamo voluto allargare grazie alla proposta che ci ha fatto l'associazione di Casa Nazareth, che da anni si dedica a persone con problemi psichici e li applica soprattutto nel campo delle api e della produzione di miele e prodotti delle aree. Allora ci è stata fatta questa proposta, di cui adesso vi parlerà brevemente Rosy, che a grandi linee comunque cosa si tratta? Si tratta di adottare un'arnia e poter seguire delle lezioni a cadenza mensile, dove un esperto verrà a spiegarci i vari procedimenti dell'alveare per arrivare a poter produrre il miele, la pappa reale, la cera, tutte queste cose, quindi completamente sotto una supervisione che ci garantirà non solo di imparare come si governa un alveare, ma anche di portare a casa chi appunto vorrà adottare quest'arnia dei prodotti appunto legati al miele e prodotti e non sottoprodotti, perché la pappa reale non si dire che sia un sottoprodotto, però i prodotti che derivano insomma da questa convivenza di bestioline che hanno bisogno anche di espandersi, perché anche quest'anno c'è stata una grossa moria, per cui riuscire a coinvolgere un gruppo che venga qua al Tirta, anche qua andiamo da un minimo di 10 a un massimo di 20 alveari massimo, potrebbe essere sempre una casella che viene a far parte di ci produciamo il proprio cibo, sapendo come viene fatto, da dove arriva, le caratteristiche che poi potranno aiutarci anche a distinguere quello vero da quello più sofisticato magari, e allo stesso modo socializzare e dar modo alle persone comunque di recuperare e venire a completare il proprio andamento familiare anche con prodotti che hanno una qualità e un senso che va appunto dal sociale a imparare come ci si dovrebbe comportare per poter avere dei buoni risultati in questo campo. Sempre seguendo questa filiera avevamo già fatto altri anni, ma quest'anno siamo partiti in quarta ancora a fare dei corsi sull'alimentazione molto concentrati ma molto efficaci, e faremo di conseguenza anche dei corsi di cucina che trasformano questi elementi in qualcosa di cultura, più di natura ma entriamo nella cultura. Ci dedicheremo soprattutto a ricette, a metodi di cucina legati al vegetarianesimo, perché qua cuciniamo solo
in modo vegetariano, insomma cerchiamo di evitare la violenza ai più vicini, ai nostri simili. E abbiamo un'esperta cuoca e volevo anche annunciarvi che da metà aprile apriremo anche un ristorante a fine settimana che appunto, oltre a proporre corsi di cucina, sarà aperto fine settimana, venerdì, sabato, domenica, a mezzogiorno, e per proporre dei piatti appunto di questo tipo, e la cuoca è veramente eccezionale, per cui anche per Pasqua partiremo col pranzo di Pasqua, penso, per cui se qualcuno è interessato divulgheremo anche il menù. E niente, allora in breve l'orto collettivo, la trasformazione, imparare le proprietà degli alimenti, la combinazione, che è la prima vera cura, tra l'altro la prima vera medicina avviene attraverso queste cose. Parentesi, per quanto riguarda il miele vogliamo fare anche degli interventi proprio sulle qualità curative del miele e dei prodotti sempre di alveare, cioè appropriandoci di tutto questo ambito penso che sia l'inizio per poter dire stiamo su con le nostre gambe e possiamo dedicarci a qualcosa, al sociale, anche in maniera un po' più consapevole, proprio nel vero senso della parola, nel senso che sappiamo da dove arriviamo e come si dovrà o si dovrebbe proseguire. Adesso lascio la parola a Rosy che ci dice qualcosa di più specifico riguardo l'esperienza dell'apiario sociale. Ah, mi vorrei che partissi Rosy facendo un accenno al fatto che a Verona c'era il primo apiario sociale italiano, forse, che c'è stato, ci sono delle pubblicazioni, il sindaco è stato il primo promotore, 1870. Ecco, allora magari cerchiamo di rinnovare. Beh, intanto buonasera a tutti, mi scuso se leggo, ma non sono abituata a parlare davanti a così tante persone e vi giuro che mi fa più paura che aprire gli alveari senza maschera, ecco, anche se non pungete. Allora, come diceva Gian Pietro, ripescare un po', sì, quest'idea dell'apiario sociale non è un'idea originale, ce ne sono stati, ce ne sono, appunto ce n'era uno 100 anni fa, in Prato della Valle, in Pradavalle, il sindaco allora De Betta insegnava in questo apiario la domenica mattina dopo la messa, per cui volendo recuperare i motivi per cui fare questa esperienza ce ne sono tantissimi. Io vi dico i miei, molto velocemente. Allora, qualche idea insomma su questo progetto, qualcosa che ho pensato di più importante da dirvi, da comunicarvi, la mia passione. Ovviamente molti di voi hanno già provato in vari modi la forza e la passione istintiva di raccogliere e produrre cibo. Accudire e allevare le api permette di fare questo, senza forzare i ritmi della natura e, cosa più importante, per esempio per me che lavoro in una fattoria sociale, in una scuola, non privo l'animale di libertà e non devo affrontare il tema della morte, perché molto spesso gli allevamenti ci pongono anche questo problema. In una scuola non è semplice affrontarlo. Poi potrei dirvi anche che mi dispiace sempre tanto quando incontro apicoltori che hanno frequentato corsi e mi dicono scoraggiati dopo una stagione che hanno comprato arnie, api, smielatori, eccetera, e non hanno fatto un grammo di miele e sono morte tutte le api. E sempre più spesso le api non fanno quello che c'è scritto sui libri e neanche quello che incontrano, che insegnano ai corsi. Potrei dirvi anche che il nostro laboratorio di smielatura ha bisogno di nuove attrezzature e nuove arnie e che mi sono stancata di organizzare le solite raccolta fondi della miseria per il sociale, ma che credo fortemente che l'agricoltura ha la capacità di offrire e di includere tantissimi livelli di abilità. Potrei dirvi anche che a Verona ci sono due associazioni di apicoltori con circa 300 iscritti, ma esiste solo un apiario sociale didattico su Amolina e uno giù alla scuola di agraria di Cadidavide, e potrei dirvi che c'è bisogno
di più piante nettarifere per fare pascolo per le api, e potrei dirvi tante altre cose, che c'è bisogno di più api, che c'è bisogno di più miele, che possiamo imparare insieme. E quello, questa è la mia personale esperienza, che il lavoro dell'apicoltore è un lavoro abbastanza complicato. Se non ti affianchi a un vecchio, voglio dire, a un saggio, è difficilissimo andare avanti, molto molto difficile. Grazie, poi chi vuole altre informazioni, io sono là in fondo. Grazie. Bene, grazie a Gian Pietro e Rosi. È molto interessante questo tema dell'allevamento legato alla natura, e anche una sorta di allevamento che non fa male agli animali, alle creature viventi. E io da vegetariana accolgo questo modello, anche perché voglio ricordare che l'allevamento intensivo e il mangiare troppa carne è anche causa di inquinamento per l'ambiente e per i terreni, quindi questo è anche un altro motivo per spingere sul vegetarianesimo. Adesso passiamo a parlare di agricoltura biologica con il presidente di una cooperativa, la cooperativa Iris Bio, che si trova in provincia di Cremona e che da molti anni pratica agricoltura biologica producendo pasta biologica buonissima. Io sono una consumatrice diretta, quindi lo posso sottoscrivere, e pasta ma non solo, anche altri prodotti trasformati da molti anni nel settore, che adesso sta sviluppando anche degli altri progetti non solo legati all'agricoltura ma anche all'edilizia ecosostenibile. Quindi chiamo il presidente della cooperativa Iris Bio, Maurizio Vetta. È una presentazione. Grazie per l'invito, è un piacere, anche perché con un po' di emozione che abbiamo appena condiviso davanti a un velocissimo risotto con tre soci che sono qua, oggi dopo più di 30 anni l'azienda agricola della cooperativa Iris, che è una cooperativa agricola a proprietà collettiva, oggi proprio, da oggi, è diventata effettivamente una proprietà collettiva in termini di proprietà giuridica, nel senso che è stata riscattata oggi con l'ultimo versamento, e quindi lo festeggiamo qua. Sono molto emozionato perché mi vengono in mente tutte le persone che hanno contribuito a costruire in piena pianura padana 40 ettari sottratti per sempre, perché è una proprietà collettiva indivisibile, quindi nessuno la potrà comprare, la potrà distruggere e potrà farci agricoltura convenzionale. È successo proprio oggi, vi chiedo io questa volta un applauso per aiutarmi a sapere. Gli interventi di prima mi hanno molto toccato perché fanno parte della nostra storia. Ieri, oggi e spero i giovani che ci sono domani. La sfida che la cooperativa agricola Iris si trova a Calvatone, in provincia di Cremona, non è lontanissimo da qua, quindi siamo nel Parco Olio Sud, ed è la nostra anche una storia umana e di valori legati proprio alla difesa dei beni comuni, che per noi sono l'acqua, la terra, l'aria e un quarto condiviso dalla Scuola della Decrescita di cui facciamo parte, che è il sapere, fortemente voluto da me. Gli interventi di prima, come ti chiami, quella delle api? Rosa. È toccante, cioè ci vuole un vecchio per trasferire le conoscenze, oppure un medio vecchio, ma comunque ci vuole qualcuno per trasferire delle conoscenze, perché le conoscenze le troviamo sui libri, su internet, ma in qualche maniera la sensibilità di trasmetterle è una cosa importante. Speriamo che questo mondo, preso dagli strumenti, non dimentichi la sensibilità del trasmettere il sapere, perché credo che il sapere contribuisce poi a difendere gli altri tre beni materiali, la terra, l'acqua e l'aria. Io non mi dilungo molto nella storia dell'Iris, perché due ragazzi
siccome ci sono 20 minuti, 10 minuti li porterà via questo filmato, che però da solo dice tutto, e poi vi facciamo vedere come un'impresa, pur crescendo, non si vende al sistema, tra virgolette, ma cerca di combattere e di portare avanti un'economia solidale diversa. Questo filmato è stato girato da due ragazzi della scuola cinematografica di Berlino che hanno girato 70 ore di documentario ambientale a Iris, poi sono tornati a Berlino e in 9 minuti sono stati capaci di fare quello che io ci impiegherei mezz'ora a parlare. Quindi io direi vediamolo, dici se so qual è, eccolo qua, c'è, e spiega tutto lui. Le pecore, perché in pianura padana magari non vi aspettate le pecore, sono un pastore che viene a svernare da Castelnuovo nei Monti. La cooperativa Iris nasce da 9 giovani, 5 ragazze e 4 ragazzi, era il gruppo originario nel 1978. E abbiamo messo insieme 4 motivazioni, 4 obiettivi che sono ancora oggi quelli della cooperativa Iris e che sono salvaguardare l'ambiente facendo agricoltura biologica e divulgarla, ciò che facciamo tutt'oggi, creare occupazione, in particolare femminile, perché essendo 5 ragazze dentro il gruppo fondatore questa cosa è prevalsa ma era anche da noi condivisa. Rapporto diretto con il consumatore, cioè cercare di vendere direttamente a chi mangia il nostro prodotto biologico che coltiviamo e salvaguardare e promuovere la proprietà collettiva, perché secondo noi eravamo tutti figli di povera gente, quando abbiamo messo insieme i primi campi per lavorare non abbiamo voluto intestare a ognuno di noi, ma abbiamo intestato tutto a Iris, quindi questa è una proprietà collettiva. Questi sono ancora i 4 capisaldi e credo che sia anche il segreto di tanti anni di stare in piedi della cooperativa Iris. Per noi la cooperazione vuol dire mutualità ed autogestione, quindi vuol dire metterci la faccia e vuol dire costruire insieme e dividere insieme. Non è vero che non abbiamo un padrone della natura, perché se bisogna raccogliere il pomodoro 5:30 bisogna alzarsi a 5:30, perché questo è rispetto della natura, perché non puoi raccogliere il pomodoro a mezzogiorno. Quindi il padrone chi è? La natura, il tempo, ciò che ci circonda, gli animali, le piante, e noi cerchiamo di interagire col nostro lavoro, di avere un'armonia, di avere una felicità con la natura. Iris i primi anni fa il bar, proprio perché noi non volevamo entrare in un meccanismo del mercato. È assolutamente vero che il tuo ritmo di vita, il tuo lavoro, anche se sei una collettività, viene determinato dalle esigenze di mercato. Ah, già fatto. Crediamo che nel 2010 il segreto sia sviluppare il rapporto diretto col consumatore,
che è sempre un mercato, ma non sottostà alle regole di far arrivare il latte alle 4 del mattino in città, non sottostà alle regole di dover per forza fare i meloni tutti uguali o i pomodori tutti uguali, perché il supermercato li deve avere tutti uguali. Sicuramente bisogna sempre produrre qualità e prodotto buono con professionalità, ma se riusciamo a sviluppare un rapporto diretto con il consumatore, noi crediamo che riusciamo a toglierci in parte da quelle che sono le regole del mercato imperante. Anni di storia sono lunghi da raccontare, però un passaggio va fatto. Quando Iris è passata dai terreni in affitto ad acquistare questa proprietà collettiva, dove mai aveva 2 miliardi? Quei ragazzi con i capelli lunghi che appena appena riuscivano a mangiare. Abbiamo avuto la fiducia dei nostri consumatori che ci hanno prestato i soldi. Con delle regole, rispettando le regole dello Stato, tutto dentro lo Stato, abbiamo avuto momenti di grande difficoltà, ma nel 93-94 qui in questa terra c'è stata la prima esperienza di cofinanziamento del consumatore a una realtà che produceva biologico. Nel 2005 abbiamo preso questa fabbrica per 2 motivi, che sono fare prodotti biologici in filiera e venderli direttamente, come dicono i nostri obiettivi, e creare lavorazione. C'erano 20 persone, però da subito noi non siamo entrati solo a organizzare, a lavorare, a salvare la fabbrica, a pagare gli stipendi. Abbiamo fatto subito un progetto in cui un consigliere si è dedicato a parlare con tutti gli operai, perché volevamo e vogliamo che gli operai capiscano quello che noi facciamo.
Questa è una spiga di Milano Cappelli. Il quale finiscono questi 10 minuti e danno per noi abbastanza l'idea di che cos'è la cooperativa Iris, sia nei valori sia nell'agricoltura biologica. E mi collego subito poi anche a un discorso che penso proseguirà poi Marcello, no? Quando siamo arrivati in questo pastificio, noi siamo nati sulla terra, siamo nati nella pancia di madre terra, quindi per i soci di Iris il valore del rispetto della terra, se voi vedevate questa azienda, voi avete visto la previa filmata in mezzo agli alberi e con i rami delle piante che pendono sul grano. Quando siamo arrivati al Calvatone, che vuol dire a mezz'ora, tre quarti d'ora da qua, siamo arrivati, c'erano 18 alberi, 24 cespugli, oggi ci sono 27 km di siepi autoctone, piantate da ramoscelli, da alcune addirittura da semi, perché fare agricoltura biologica vuol dire ricreare un ambiente che non esiste. Questo è il primo presupposto. Fare agricoltura biologica non vuol dire sostituire i concimi con un calendario di trattamenti di concimi ammessi dal biologico, anche possono essere un aiuto, ma prima di tutto bisogna lavorare sulla fertilità e quindi la rotazione, la presenza delle piante, la presenza degli insetti, l'utilizzo del sovescio, che vuol dire seminare una cultura per restituirla alla terra e non per asportarla. Alla terra una volta si dà e una volta si toglie, una volta si dà e una volta si toglie. Quindi questo è estremamente importante come concetto generale. Siccome ho pochi minuti, però per dire, eventualmente se avete domande, ma 10 minuti sono già stati portati via, noi nasciamo da qui. Ma la sfida nostra particolare qual è, essendo una proprietà collettiva? Nessuno di noi lavora per accumulare denaro, nessuno di noi lavora per accumulare proprietà, nessuno di noi lavora per costruirsi una seconda casa. Allora, i nostri figli stessi hanno la possibilità di imboccare la strada, un'opportunità, non lo vogliono, vabbè, io mio figlio ho licenziato, ho rotto le palle, ho provato 2 anni e poi è stato messo fuori dalla cooperativa. Come è giusto che sia. Non è un diritto ereditario lavorare per un bene comune, o uno lo sente, ci crede e ha professionalità per farlo e allora lavora per un bene comune. Certo è che il gruppo che l'ha fondata e chi la porta avanti anche oggi, anche i giovani, condividono che questo bene deve rimanere una proprietà collettiva indivisibile. Certo è che noi non difficilmente una realtà così viene aiutata dal pubblico. Allora uno si chiede com'è possibile che si arriva a costruire tutto ciò. Facendo parte della scuola della decrescita abbiamo potuto condividere con la CUS, con De Rio, con Tamino, con questi grandi professori, un riavvicinamento fra l'intelligenza che sta nelle cattedre universitarie e che crede però realmente in questi valori, e chi si sporca le mani come noi, che tenta tutti i giorni di costruire qualcosa. Quindi l'Iris è una realtà che non ha finanziamenti pubblici. Uno dice una cooperativa o è rossa o è gialla o è bianca o è blu, ma i finanziamenti arrivano. No, l'Iris non si trasforma in un'organizzazione di produttori, quindi non sfrutta questa strada. Quindi come fa a costruirlo? In parte l'avete sentito nel filmato. Nel 94 l'Iris crea, allora potevamo farlo tramite i soci che diventavano soci della cooperativa, il libretto di risparmio come c'era in banca, per cui i consumatori che ci credevano hanno finanziato la nostra attività, non, e ci tengo a dire, non hanno perso una lira e li hanno avuti indietro. Quindi la crescita senza vendersi della cooperativa, creando un modello di impresa solidale oggi, o comunque uno dei modelli, non il modello sicuramente, però da più parti oggi la nostra azienda viene studiata dalle cattedre di economia, neanche più quelle di sociologia o di... perché si chiedono come fare, come fare, come fare. La gente comincia a credere in questi modelli e comincia a dire: io invece di finanziare una cosa ne finanzio un'altra. Il nostro compito qual è? È quello di essere credibili, professionali, fare dei prodotti buoni e biologici, rispettare la natura
e creare delle regole per cui il singolo cittadino che non lavora all'interno dell'impresa solidale possa decidere di finanziarla avendone delle garanzie delle certezze, per cui il suo denaro che non sta in una banca possa essere messo da un'altra parte, ma possa avere delle garanzie più delle banche che questo denaro va dove vuole lui e non magari messo in una banca poi va a finanziare le mine che fanno esplodere le persone o altro, o la cementificazione. E quindi l'evoluzione ancora che si inventa la cooperativa Iris, salto perché il tempo è pochissimo, vi faccio vedere cosa ci inventiamo, perché il pastificio che avete visto noi dovevamo 2 anni fa decidere di chiuderlo o di andare avanti. In una proprietà collettiva la prima decisione però sta a livello personale, filosofico, sta a livello politico, nel vero senso della parola però di politico. Polis di Socrate, se mai è esistito questo, ce ne scrive Platone o Sant'Agostino, ma polis vuol dire gestione della comunità. Quindi dobbiamo tornare alle comunità di base, la decisione deve essere alle comunità di base. Primo passaggio, la comunità Iris decide di non chiudere il pastificio, ma di tentare di farne un nuovo. Se l'Iris fa un pastificio, cosa fa? Fa una fabbrica? Non credo. Allora vediamo cosa fa Iris e come spera di portarlo a termine, perché è già partito. Io credo che tutto sta in un modello di impresa che parte dall'agricoltura del biologica e dall'amore per la terra. Proviamo a ripresentarlo. Lo scorriamo velocemente e poi è finito. Questa è la presentazione che fa l'architetto, andiamo avanti con le slide magari anche un po' velocemente. Che cosa si fa? Si fa un pastificio in un comune dove non si fa solo una fabbrica. Siccome prima abbiamo cercato una struttura da riadattare, un vecchio capannone non costruire ancora sulla terra, non ci siamo riusciti a trovare, e la decisione soprattutto dei giovani è non sradicarsi al territorio. L'avevamo trovata a 300 km. Allora, è un po' duro andare dai ragazzi giovani che hanno 30 anni e dirgli le radici e poi gli dici ti sposti a 300 km, c'è il fidanzato, il figlio, l'asilo, la vita di tutti i giorni. Allora si decide di andare in un paese dove con il comune si condivide la scelta, ma non nello scambio ti faccio il marciapiede e ti porti i posti di lavoro, assolutamente no. 24 agosto 2013 viene firmato a Casteldidone, credo, adesso c'è proprio la scuola della decrescita che ci studia, il primo atto unilaterale in cui lo spazio pubblico che porterà un privato viene gestito dal pubblico e privato dentro una fondazione in pari dignità. La costruzione sarà ecologica, quindi sarà la prima fabbrica che nasce, è già in costruzione, in legno e vetro, non mi dilungo più di tanto però, un pastificio costruito in legno e vetro, c'è anche dietro una ricerca delle capacità professionali molto alte, perché un pastificio lavora a 32 gradi di caldo e a 72 gradi di umidità costantemente nei 365 giorni dell'anno, per cui bisogna garantire delle mura del pastificio che abbiano una trasmittanza che sia costante, se no dentro c'è o la muffa o l'acqua o gli insetti o lo sporco. Quindi vedete i valori, l'utilizzo di fonti rinnovabili, la struttura inserita nel territorio, cosa vuol dire? Non è un modo di dire di un architetto, è chiaro che qui l'architetto che ha vinto l'appalto perché condivide con i soggetti di Iris le scelte, se no non avrebbe potuto fare l'architetto di questo progetto. Inserita nel territorio significa che noi ad esempio portiamo una fabbrica che non aumenterà di un veicolo il traffico nel paese, quindi la prima attenzione che è stata messa è non far transitare i mezzi vicino alle case di chi già ci abita. Che diritto ho io di disturbare la tua quinta? Perché porto dei costi di lavoro? Beh, sono importantissimi, perché la dignità sul posto di lavoro è uno degli elementi, ma si può, se è pensato per tempo, rispettare anche la vita di chi già ci vive. Quindi tutto il traffico del pastificio verrà fatto nella parte anteriore, senza mai attraversare il paese. Messaggio solidale, architettura di qualità, qui si vede proprio il contesto nel quale viene inserito, questo è tutto il paese, questo è il pastificio con l'area,
e tutto il traffico transiterà solo sulla parte davanti, sulla strada provinciale che già esiste. Nessuno entrerà di qua o di qua, questa strada addirittura verrà chiusa e dietro il pastificio verrà fatto un parco da 20.000 metri quadrati con una scuola, la biblioteca e dei servizi sociali. Qui lo vedete, chiaramente il tetto è fotovoltaico, è un megawatt che servirà purtroppo solo al 25% dell'utilizzo dell'energia che serve, ma chiaramente non metteremo un pannello, uno che sia uno, posizionato sul terreno agricolo. La torre recupera il silos agricolo, perché la nostra cultura, io sono nato in una stalla, per cui di ore in un silos a mettere a posto del fieno o del mais ne ho fatte parecchie, e lì verrà fatto il ristorante, la sala convegni e quant'altro. La scuola materna sarà 100% ecologica, legno e tetto di... e tetto in erba, come saranno gli uffici. Le pareti che vedete del pastificio, queste, questo marrone è legno e questo è vetro, perché è il vetro per la qualità della vita di chi ci lavora, perché lavorare in quattro mura di cemento armato è una qualità del lavoro, lavorare in quattro mura in cui ogni 7 metri c'è una parete di vetro di 7 metri, penso che sarà completamente diverso, e poi vedere fuori le piante. Questo è il complesso, su 40.000 metri ne vengono costruiti 14.000, direi andiamo, ci porto via troppo tempo. Gli obiettivi principali: l'impatto ambientale attendente a zero, l'autonomia energetica, 25% sarà fotovoltaico, il resto, ancora l'energia più pulita, purtroppo è il metano, non è certamente la biomassa. Tutte queste cose le abbiamo valutate. In un secondo tempo si valuterà la cogenerazione. Ma questa, se è valutata seriamente, lo si può fare solo esclusivamente quando l'impianto funziona già, solo lì si potrà dosare la scelta. Il livello tecnologico per togliere la signora che mette i pacchetti di pasta nel cartone, di cui mi vergogno, ma non è possibile fare altrimenti, non è certamente professionale. La pasta dell'Iris non è buona perché viene messa in un sacchetto, ma è buona perché dietro ci sono dei contadini che coltivano il grano. Il comfort, l'abbiamo già detto, e tutto lo raccogliamo sempre in questo modo di fare imprese solidali. Le caratteristiche più o meno ce le siamo già dette. Come si finanzia questa cosa? E chiudo su questo. Mi dispiace che non ho trovato la chiavetta e non credo che sia all'interno qua. Opuscolo, sì. Ecco, allora c'è. Guardate cosa ci siamo inventati. Però vi faccio fare una riflessione. Ditemi, scusate, ho messo la mano in tasca, non volevo sembrare Renzi. Allora, nel 2005 qualcuno in Italia fa questa legge. Allora, io vi ho detto che il primo passaggio dell'IRIS, l'acquisto dell'azienda agricola collettiva, è stato fatto con un finanziamento da privati, dai nostri consumatori, col librettino al portatore, come era in banca, quello che ha fatto con Italia, per chi l'ha avuto, per chi ce l'ha, e abbiamo copiato quello e abbiamo raccolto 600 milioni che abbiamo restituito con degli interessi, e quei soci a questo passaggio ci dicono: scusa, ma perché non rifai la stessa cosa? Noi ci siamo trovati bene prima, mangiamo bene, abbiamo i prodotti biologici, veniamo in cascina, abbiamo investito bene i nostri soldi, ci sentiamo proprietari di questa cosa, perché no? Allora, per la cooperativa Iris, che è una cooperativa agricola, non era possibile più fare il libretto, perché una cooperativa agricola, il libretto di risparmio lo fa chi ci lavora. O ci lavori o non lo puoi fare. Allora, come si fa a uno di voi a dire: aiuto questo progetto perché ci credo e i miei soldi sono tutelati e liberi? Esiste una legge dal 2005 che però nessuno vi dice. Noi la scopriamo, la portiamo avanti, andiamo all'Avvocatura dello Stato, c'è dietro un lavoro enorme fatto da Fulvia e da Alberto, fino ad arrivare a un'assemblea notarile. Queste 5 slide che vedete sono l'estratto di un'assemblea notarile e permettono a ognuno di voi di acquistare un'azione dell'Iris e finanziare quel pastificio, avendo poi le sue informazioni e quant'altro. Noi le abbiamo chiamate azioni mutualistiche, che nel livello noi diciamo la mutualità è metterci la faccia, costruire insieme, quindi io ci metto il mio lavoro, dei soldi se li ho,
e chiunque fa l'ingegnere, il proprietario di negozi o qualsiasi, o l'architetto, qualsiasi attività, può decidere di finanziare questo progetto facendo lo scambio mutualistico acquistando delle azioni che non trova in banca, ma trova nel capitale delle relazioni direttamente da lui. Infatti è un'azione anomala perché, come vedrete, riconosce un interesse fisso oltre al dividendo. Prego. Il perché per finanziare, mi sono già dilungato abbastanza, diciamo che leggo l'ultima frase, per finanziare una realtà solida e imprenditoriale senza l'utilizzo di strumenti impersonali e speculativi tipici del circuito bancario e finanziario. Prego. Le azioni sono di tipo A e di tipo B, ognuna ha il valore di 1000 euro. La scelta di fare dei tagli bassi, pensate che qui c'è Paolo che aveva proposto a un socio, che aveva proposto 100 euro, poi abbiamo detto ma se aderiscono 200 persone come facciamo a gestirle? Abbiamo messo 1000 euro ma siamo già a 100 persone. L'interesse viene riconosciuto 1% fisso, lordo, sulla categoria A, che vuol dire l'impegno a lasciarli 3 anni, vai alla B. La B si differenzia solo perché riconosce il 2% lordo e l'impegno a lasciarla 5 anni. Però attenzione, oltre al fisso, il 10% degli utili della cooperativa ogni anno vengono destinati ai soci finanziatori. In più, questa è la nostra caratteristica perché anche il nostro stipendio tuttora è fatto così, in più 5 euro di prodotto ogni azione. Perché anche noi prendiamo lo stipendio, il denaro e in natura. E ho finito, avanti. Questa è l'azione come carta, e questa è altra, e questa è la domanda di adesione. Nel momento in cui uno versa, l'amministrazione vede il versamento, arriva l'azione a casa. Allora, una realtà che nasce da nulla, mio papà era un analfabeta, io ho studiato con grande fatica perché vengo da una famiglia molto povera, non con grande fatica perché non mi piaceva studiare, tutt'altro, mi sarebbe piaciuto moltissimo studiare, con grande fatica perché ho sempre dovuto fare 8 ore di lavoro e studiare alle serate. Così più o meno ognuno di noi che ha fondato l'Iris ha la sua storia, ma questa è la dimostrazione che si può fare un'impresa sociale. Però vi assicuro che queste imprese che tutelano veramente i beni e producono cibo sano, non violentano la terra, rispettano gli animali e le persone, non possono andare avanti da soli. Solo esclusivamente insieme come cittadini possiamo salvaguardare il bene comune. Vi ringrazio, ma vi porto in alto. Grazie a Maurizio. Era proprio questo che intendevo prima quando parlavo di visione, di una cooperativa così che dimostra che è un'attività basata sulla collettività e sul saper fare, agricoltura e amore per la terra è possibile e realizzabile. E adesso torniamo a parlare di allevamento, ma continuiamo a parlare di amore per la terra e di sostenibilità con Marcello Volanti, che è un veterinario che da 15 anni si occupa appunto di allevamenti non intensivi, quelli di prima, di cui parlavo prima, che vanno evitati accuratamente, ma di allevamenti biologici e in armonia con la terra. A te, Marcello. Grazie. Beh, proviamo senza microfono. Scusa, lo... Si può appoggiare? Ecco. Lo appoggio per te? Sì. Bene, ringrazio intanto per avermi invitato a parlare un po' della mia esperienza. Io appunto sono un veterinario che mi occupo da una quindicina d'anni di zootecnia biologica, proprio perché raccontavo prima a qualcuno, dopo un anno o due che lavoravo nel settore convenzionale, ho detto o smetto di fare il veterinario, trovo, e quindi ho studiato 6 anni per diventare veterinario e faccio dell'altro, oppure trovo un sistema diverso per dare il mio contributo a questo mondo, ecco. E mi sono formato sulla medicina alternativa e ho iniziato a seguire allevamenti biologici, e perché ho trovato in questo tipo di allevamento soprattutto quel legame con la terra fondamentale che nell'allevamento intensivo non c'è, ecco.
soprattutto quello che mi ha spinto poi a seguire questo tipo di allevamento. Però non è che devo raccontare soprattutto la mia storia, mi è stato chiesto di tra le varie cose insomma, che ho, sto facendo partire un po' soprattutto sul nostro territorio, in particolare mi è stato chiesto di parlare della pecora brogna, ecco, è un'attività che è una tipologia di allevamento che già esisteva in Lessinia, stiamo parlando quindi di delle nostre montagne a nord di Verona e ci sono circa una ventina di allevatori che però io appunto lavoro parecchio in Lessinia, adesso da 3 anni anche ci vivo e molti erano miei clienti e tutti tendenzialmente mi dicono guarda io sarà l'ultimo anno perché comunque non ho reddito da quello che faccio e mi dispiaceva vedere questo patrimonio soprattutto culturale, la pecora brogna è una razza in via di estinzione e proprio per questo patrimonio di biodiversità che andava perduto. Il motivo era molto semplice perché comunque adesso stasera Maurizio ha parlato tanto di prodotti vegetali, io devo parlare di prodotti zootecnici che si mangiano, per cui magari il contesto è anche più difficile, però in ogni caso quella della pastorizia è sempre stato un legame fortissimo che la nostra montagna ha avuto con l'allevamento ed è proprio per mezzo degli allevamenti che in qualche maniera si riesce a contenere l'avanzata del bosco, perché comunque al contrario di quanto si possa pensare, il bosco in seconda battuta, cioè un bosco che viene a crescere su quelli che sono pascoli, porta comunque delle problematiche enormi e le prime sono quelle dei dissesti idrogeologici che stiamo vedendo in questo periodo. Quindi la perdita di questi allevamenti sarebbe stato anche un'enorme perdita dal punto di vista ambientale, perché comunque questi allevamenti utilizzando i pascoli come terra d'allevamento fanno in modo che l'avanzata del bosco non sia preponderante e in questa maniera si aiutano a preservare il territorio. Per cui l'idea con alcuni allevatori è stata quella di fondare un'associazione che abbiamo fondata l'anno scorso, che è l'Associazione per la promozione e tutela della pecora brogna, appunto, che voleva in qualche maniera aiutare questi allevatori a creare un reddito che gli permettesse di poter continuare questa loro attività. La finalità però è stata anche quella di fare in modo che si sviluppassero tutte le filiere inerenti a questo animale, perché attualmente l'unica filiera che veniva portata avanti era quella della vendita dell'agnello. E in realtà questo animale è un animale a triplice attitudine e quindi a noi interessava molto sviluppare anche la filiera del latte, ma soprattutto quello della lana. La lana fino all'anno scorso per gli allevatori era un rifiuto speciale, era un costo la tosatura ed era un costo lo smaltimento della lana che veniva quando andava bene veniva utilizzato in edilizia, nella bioedilizia, quando andava bene, quando non andava bene veniva smaltito non si sa neanche bene in che modo. Sta di fatto che la lana è sempre stata una risorsa importante per l'uomo e la Lessinia, se pensiamo già gli scaligeri nell'epoca loro di dominio in città erano rinomati gli alti panni veronesi, difatti c'è anche a Verona le sgarzerie che è la zona dove confluiva tutta la lana della Lessinia per essere lavorata
e proprio per produrre questi panni alti che erano molto pregiati. Dopodiché è partito anche un mercato molto importante, che era il mercato di Badia Calavena, che al mercoledì ancora oggi si fa il mercato a Badia, ma in realtà fino a 50 anni fa era il mercato della lana, quello dove veniva proprio la lana, veniva oltre che venduta, veniva cardata, e arrivavano mercanti di lana dal Mantovano, dal Vicentino e anche ovviamente dalla Bassa Veronese. Quindi il rapporto con la lana è sempre stato molto importante e è sempre stata una risorsa. Gli ultimi anni per gli allevatori era veramente un costo, perché la lana appunto veniva considerata un rifiuto speciale. Allora quest'anno siamo riusciti a mettere insieme la lana di tutte le pecore, abbiamo raccolto 15 quintali di lana. E non è stato semplice perché abbiamo dovuto coordinare tutte le tosature e quant'altro, e attualmente gli unici lanifici sono a Biella, e quindi abbiamo inviato a Biella questi 15 quintali di lana perché venisse lavata e cardata. Adesso la lana è tornata indietro, filata, e gli allevatori la stanno vendendo. Adesso magari qualcuno di voi ha già avuto occasione di imbattersi, perché in tutti i mercatini stiamo iniziando a vendere questa lana, che è stata semplicemente cardata e non è stata trattata né colorata, quindi la trovate color neutro, ecco. L'idea è stata quella di realizzare questo tipo di filato non manufatti, perché attualmente il costo per realizzare un manufatto per il 99% è dato dalla fatturazione più che dal design e quant'altro, e solo l'1% è dato dalla materia prima, dalla lana. Quindi siamo a questi livelli, per cui abbiamo pensato: no, non possiamo fare questo tipo di attività, vendiamo i gomitoli e vediamo di realizzare qualcosa per portare avanti questo tipo di progetto, ecco. Quindi l'idea, torno da dove sono arrivato alla lana, per dirvi che la nostra idea non era solo quindi salvare questo animale, ma era quello proprio di creare nuove filiere, in particolare quello della lana, per portare anche un'attività lavorativa in più sul territorio. Perché la nostra idea era che dopo questo tipo di... quest'anno, vi dicevo, abbiamo provato a fare questo filato, però l'idea poteva essere che magari qualche moglie o figlia di allevatore iniziasse a coltivare qualcosa in questo ambito. Siamo all'inizio, per cui l'attività della lana, anzi se qualcuno ha idee o progetti da proporre, in questa fase è assolutamente ben voluta. L'altra attività che stiamo portando avanti è quella della caseificazione. Vi dicevo che è un animale a triplice attitudine, è un animale che quindi col tempo era stato abbandonato, perché oggi tendenzialmente chi vuol far carne usa animali che hanno questo indirizzo produttivo, chi vuol far latte ci sono animali che fanno più latte. La lana, vabbè, la lana è di media buona qualità, ci hanno detto all'inificio, difatti tra le razze italiane ci dicevano che è sicuramente una delle migliori. Non è lana merinos, ma è comunque una buona lana. Quindi stiamo sviluppando in due allevamenti in particolare. Adesso ieri sono stato in un terzo ad Asiago, e anche loro, anche se siamo sul Vicentino, però anche loro vogliono iniziare a produrre latte, perché comunque in Lessinia si è sempre fatto il formaggio Misturin, che è un formaggio misto vacca-pecora, di solito si usava un 50% vacca e un 50% pecora, ed è quindi questa anche l'altra attività che stiamo sviluppando. Da un punto di vista invece del discorso carne, abbiamo organizzato dei corsi di cucina per i ristoratori, hanno aderito una quindicina di ristoranti sul territorio,
e adesso è in corso una rassegna enogastronomica che è partita un mese e mezzo fa, e tutti i venerdì sera è itinerante questa rassegna enogastronomica. Ogni ristorante propone, a partire dagli antipasti per arrivare al dolce, che viene fatto quasi sempre con ricotta di pecora, e si propone questo menù a base di prodotti di pecora Brogna. E alla fine della rassegna enogastronomica verrà fatta una serata di gala dove verranno premiati i piatti dei ristoranti migliori. Questo perché abbiamo pensato che solo con l'ausilio dei ristoranti si sarebbe potuto sviluppare meglio questo allevamento. E abbiamo anche coniato un motto che a molti potrà sembrare un po' antipatico, però è così: la pecora Brogna, se la vuoi salvare, la devi mangiare, perché bisogna iniziare a pensare che cioè, questo è un animale che è in via di estinzione. Gli allevatori non possono comunque allevarla per hobby, e quindi sicuramente per riuscire ad avere un reddito, indubbiamente c'è la necessità comunque di allevare questo animale anche per la produzione di carne. L'importante per noi è comunque allevare l'animale rispettando tutti i principi del benessere animale. Questi sono animali che vengono allevati per almeno 9 mesi all'anno al pascolo e si cibano esclusivamente di erba, e solo nei 3 mesi dell'anno più critici, che sono questi, vengono alimentati con fieno. Quindi è un allevamento dal punto di vista territoriale assolutamente sostenibile. Si cerca di rispettare l'ambiente anche da un punto di vista del rapporto tra animali e terreno, quindi c'è un carico di animali compatibile con la quantità di terra che l'allevatore gestisce, e gli animali quindi rispettano a pieno quello che poi sono tutti i dettami della zootecnia biologica. In ogni caso, comunque, 5 allevatori, li ho convinti, stanno facendo la conversione al metodo biologico, per cui adesso, soprattutto quello che ne ha in quantità maggiore, che ha 650 fattrici, per cui i prodotti che adesso nel giro di un anno si troveranno sul mercato saranno anche certificati biologici, perché ci sembrava giusto comunque riuscire ad allevare sicuramente con metodo biologico, però anche andare a certificare questo prodotto per una chiarezza nei confronti del consumatore, ecco, insomma. Per cui questo è stato un po' il lavoro che stiamo facendo. Vi dicevo, è circa un anno che abbiamo fondato l'associazione all'interno dell'associazione ci sono i produttori, ovviamente, ci sono alcuni tecnici, ci sono i ristoratori, ma c'è già anche qualche consumatore che piano piano sta capendo il nostro tipo di progetto e insomma ci sta appoggiando. Quello che più ci interessava comunque era riuscire a portare il messaggio che stiamo facendo un qualcosa che ha senso, che è contrario invece a molte realtà che anche in montagna si vedono. In montagna la risorsa che ha la montagna è il pascolo e l'erba, e quindi ha senso allevare animali che sfruttino questo tipo di territorio. E quindi la nostra attività è proprio quella di riuscire ad allevare sfruttando le caratteristiche della pecora, che è un animale comunque in grado di alimentarsi da sola al pascolo, e nel periodo invernale di fare in modo che mangi solo fieno. Questo per non mettere in concorrenza l'animale con l'uomo, cioè i terreni a seminativo
non devono essere destinati agli animali. Il terreno seminativo devono rimanere ad uso per produrre alimenti per l'uomo. L'animale è in grado di produrre anche senza questo tipo di ausilio, e quindi per far questo però ci vuole un animale rustico. Sicuramente, per chi magari conosce un po' più il settore bovino, la frigiona non la potresti allevare con questo tipo di allevamento. Quindi investire su un animale che è in grado di produrre mangiando solo fieno e erba è stato quello che poi mi ha spinto ad aiutare tutti questi allevatori a riunirsi. Ecco, non è stato facile, perché ho iniziato 8 anni fa e l'associazione l'abbiamo fatta l'anno scorso, perché mettere insieme 10 pastori della Lessigna non è stato un lavoro, mi garantisco che devo aver fatto una quarantina di riunioni, che una volta mancava il Tony, una volta mancava quell'altro, poi alla fine un po' alla volta, anche perché prima c'era un'enorme diffidenza. E insomma, dopo, quando hanno iniziato un po' a capire che non c'era niente di ovviamente io tutto per volontariato ho fatto, perché non ho assolutamente chiesto niente a nessuno, però quando hanno capito appunto che non c'era nulla dietro di strano, allora un po' alla volta sono riuscito, dei 20 ne ho trascinati 10, però ecco, insomma, adesso gli altri sono lì alla finestra, stanno aspettando per vedere se c'è qualcosa di strano, ecco. Quindi questo è un po' il progetto della Pecora Bologna. Penso che nei prossimi mesi ne sentirete parlare parecchio, perché ci sta dando una mano la comunità montana della Lessigna e il GAL Valdo Lessigna, che ci hanno finanziato adesso un progetto di pubblicità, e quindi adesso stamperemo, ci sarà un sito internet. Adesso attualmente c'è solo una pagina su Facebook che sta curando il presidente, che è un allevatore, ma avremo un sito internet, ci stanno studiando un marchio, quindi siamo proprio agli albori. Però penso che il messaggio che bisognasse portare questa sera, più che pubblicizzare la cosa, è che comunque in Lessigna si sta muovendo, al contrario di tutto, della maggior parte della zootecnia che c'è in Lessigna, si sta muovendo un allevamento, possiamo definirlo ecosostenibile, ecco, dopo che vi ho spiegato, perché è una parola che spesso viene utilizzata, ma molte volte non ha poi dopo delle radici fondanti. In questo caso invece, secondo me, è proprio a tutti gli effetti un allevamento ecosostenibile. Ecco. Io, se ci sono domande, volentieri, se no forse ho anche impiegato meno dei miei tempi. Sì, no, è perfetto con i tempi. Per le domande direi le facciamo tutte alla fine. Agli altri. Va bene. Ok, grazie mille. Un'armonia con la natura, di ecosostenibilità e anche di prospettiva, secondo me, su cui bisogna puntare. E interessante anche la filiera della lana, quindi lo sviluppo di nuovi tipi di attività e di recupero. E adesso infatti parliamo di un altro tipo di filiera, la filiera corta del grano, che viene fatta in provincia di Verona, e ce ne parlerà Antonio Nicolini, che è il coordinatore del Gaspolicella, quindi tutti i gruppi di acquisto solidale della Valpolicella, e si occupa di coordinare e di gestire questi progetti da molto tempo, quindi adesso ci racconterà come, da dove viene la farina che consuma il Gaspolicella. Grazie. Allora, mi sono fatto degli appunti per non perdermi i pezzi per strada, perché poi parlando a braccio so che alla fine mi pento, perché non ho detto alcune cose che magari sono importanti. E intanto mi chiamo Antonio e non sono solo del Gaspolicella, faccio da coordinatore della rete dei gas veronesi,
Siamo un 35 gas nella provincia di Verona, ci troviamo ogni mese, ogni due mesi, insomma facciamo anche delle cose assieme, tra cui questa filiera che vi racconterò. La cosa importante da dire è che i gas non sono una realtà omologabile, ogni gas è diverso dagli altri e all'interno degli stessi gas le persone sono diverse. Ci sono le persone più attive, quelle più attente, quelle che hanno maturato una consapevolezza negli anni, ci sono anche le persone che vengono perché possono comprare un biologico di qualità a un prezzo accessibile. È un mondo variegato, per cui bisogna tenerlo presente parlando di gas. C'è di tutto dentro, insomma. E per chi non sa cos'è un gas, è un gruppo di famiglie, di persone che si mettono assieme per fare degli acquisti di gruppo. Però c'è quella S finale che dà un senso a questi acquisti di gruppo, cioè si cerca di fare questi acquisti rispettando i lavoratori, rispettando i produttori, rispettando il territorio, portando tutta una serie di scelte solidali a 360 gradi. All'inizio questo movimento era nato per la solidarietà con i produttori del sud del mondo, perché le prime esperienze sono state quelle del consumo critico ed erano nate quando sono arrivate qui informazioni, vi faccio un esempio del tipo i coltivatori nei bananetti lavorano mentre sopra passano gli aerei che spargono i disinfestanti. E a quei tempi si usava anche DDT, atrazina, senza problemi. Queste erano informazioni che arrivavano qui. La nostra responsabilità a quel punto, abbiamo ritenuto, era quella di comprare in modo diverso. Non si poteva comprare prodotti, non facciamo i nomi, ma comunque delle banane più famose, perché dietro c'era questo modo di comportarsi. Oltretutto quei lavoratori erano senza diritti. Cioè la donna che rimane incinta viene licenziato, il lavoratore che si ammala viene licenziato, se qualcuno si iscrive a un sindacato, oltre ad essere licenziato rischia anche la pelle, perché ci sono state parecchi morti nei movimenti sindacali del sud del mondo, problemi che ci sono ancora oggi. Per cui da lì è nata un po' questa voglia di fare gli acquisti in modo diverso e poi è cresciuta, c'è stata... Il discorso della sostenibilità che ha cambiato anche il modo di comportarsi dei gas, per cui si è iniziato a parlare di filiera corta, si è iniziato a parlare di territorialità e si è iniziato a parlare anche di relazioni tra esseri umani che vanno ricostruite, perché questa società, quel capitalismo a rampante che abbiamo vissuto dal dopoguerra ad oggi, col consumismo le relazioni umane sono andate sempre più degradando, le relazioni col territorio lo stesso, i nostri territori sono territori violentati. Allora l'idea era quella di fare questi acquisti collettivi e scegliere, ecco, una cosa che noi ci teniamo a dire è che l'acquisto è un atto politico. Se io acquisto questo prodotto piuttosto che quest'altro prodotto vuol dire che io do un voto, io approvo chi ha fatto quel prodotto e quello che ci sta dietro. Per cui per noi è importante anche la conoscenza, oltre che il gesto dell'acquisto. E poi abbiamo iniziato anche a ragionare su un cambiamento di stile di vita. Il nostro stile di vita non è sostenibile, per cui c'è la necessità di trovare un nuovo modo diverso di abitare questo pianeta. E su questo ci confrontiamo, facciamo esperienze, ci condividiamo, cerchiamo di fare un percorso verso una maggior sostenibilità e anche verso una maggiore giustizia e equità, che tra l'altro si scopre, almeno io sono convinto di questo, che vivendo in modo più sobrio si sta anche meglio. E poi un altro discorso, non ci può essere pace a questo mondo se non c'è giustizia, se non c'è equità. E credo che la pace sia uno dei beni comuni da salvaguardare. E la legge del profitto e del consumismo non costruiscono pace, non costruiscono giustizia. E poi ci muove anche un altro desiderio, quello di non dipendere da decisioni che prende qualcun altro che magari neanche conosciamo. Le decisioni vorremmo prenderle noi.
Allora, la filiera del grano. Abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto nel 2008, avevamo delle idee un po' vaghe e confuse. Il progetto iniziale prevedeva che ogni persona dei GAS dovesse prendersi comunque una responsabilità prenotando una quota di grano e fissando in prima il prezzo, eccetera, eccetera. Poi ci siamo accorti che le persone dei GAS non sono così pronte a un passaggio di questo tipo. La maggior parte delle persone non sa quanto grano gli servirà per farsi la pasta, per farsi il pane. Non è in grado di ragionare su queste cose. Per cui abbiamo parlato con i produttori, abbiamo iniziato a fare delle riunioni sia con i contadini, sia con il mulino, che poi ha aderito al mulino rosso, chi lo conosce, sia con il panificio che è stata la Ceres, di ragionare assieme, di vedere come poter costruire questa filiera partendo senza poter avere questi numeri già in mano. Ai produttori comunque il progetto è piaciuto, per cui loro ci hanno dato il loro appoggio, perché veramente è stato il loro appoggio che ha fatto partire tutto. E siamo partiti col dire seminiamo il grano, poi vediamo man mano che facciamo gli ordini, le quantità e ci tareremo per gli anni successivi. Abbiamo iniziato con, non mi ricordo quanti, i primi ordini, ma comunque abbiamo messo in piedi due produttori contadini, il mulino rosso che si è messo a disposizione per macinare il nostro grano apposta per noi e il panificio, la Ceres, e abbiamo scelto questi due trasformatori per le loro caratteristiche. Il mulino rosso usa delle macine del 1800 erotti ancora, che andavano ad acqua, adesso sono state elettrificate, perché il corso d'acqua che passa in fianco non può più garantire il lavoro tutto l'anno del mulino, perché l'agricoltura assorbe sempre più acqua. Questo è un problema. E comunque le macine sono ancora quelle di quei tempi, sono macine francesi in granito e rendono possibile una macinazione del grano di grande qualità, ben diversa da quella dei mulini a cilindri di acciaio. E poi abbiamo scelto di fare farina integrale o semi-integrale, non raffinata, perché con la raffinazione perderemo le qualità migliori del grano. Poi la Ceres, perché è il panificio che lavora facendo il pane con la pasta acida. Abbiamo scelto una pezzatura di 750 grammi perché era una pezzatura media tra i 500 grammi il chilo forse sarebbe stato meglio per il tipo di panificazione, perché dà una qualità migliore il pane, però la maggior parte delle persone è abituata a comprare il panino, per cui abbiamo fatto una scelta via di mezzo, diciamo. Ecco, e il prezzo l'abbiamo concordato partendo da quello che è il giusto prezzo per il produttore, cercando di concordare anche un prezzo che sia di buon senso, diciamo, perché poi bisogna pensare anche alle persone che comprano, che non tutti sono benestanti. Poi in questo tempo di crisi si fa sentire anche all'interno dei gas. Per cui questo prezzo che abbiamo fissato, tra l'altro è una cosa interessante, tutte le variazioni dovute al mercato, alle speculazioni e così via, noi in questi anni non le abbiamo mai sentite. Se il prezzo è giusto per noi, per il produttore, la sua variazione può essere solo dovuta al fatto che cambia, non so, il prezzo dell'energia o il prezzo dei sacchetti di carta, per esempio per il mulino. È cambiato il prezzo della carta e ha dovuto aumentarci un po' il prezzo della farina. Ma il prezzo del grano in questi anni è rimasto costante. Poi che dire... Sì, per noi è stata importante questa copartecipazione, la trasparenza, tra l'altro. Una cosa da dire, col mulino rosso c'erano state delle incomprensioni all'inizio. Molti gas ritenevano che non fosse una realtà seria. E ci siamo contattati a vicenda e abbiamo fatto un incontro, siamo andati là dal mulino rosso. Gaetano, che è il padrone, a quel punto ha detto: guardate, siccome qualcuno ha detto che non è che io faccio il biologico, che
voci che sono state sparse. Se volete io vi metto a disposizione tutta la documentazione che ho, tutte le fatture, potete venire a vedere, non vi nascondo niente, questo secondo noi è un buon comportamento. Ecco, poi che dire, per noi il gas però non è solo questo, è anche un modo di coltivare le relazioni, come ho detto prima. Per esempio, viviamo in una società dove la competizione è considerata la cosa più importante, per noi più importante è la collaborazione. Abbiamo visto la Iris un esempio illuminante. Poi tra l'altro, quando siamo partiti con la filiera, abbiamo voluto come Intergas seminare il senatore Cappelli e me l'avete mandato voi, ti ho telefonato, se ti ricordi, mi avete mandato un sacco e poi il nostro agricoltore, ci sono due, uno dei due non si è fidato a seminare il senatore Cappelli perché è un grano che viene alto così. Ecco, se vuoi tornare all'inizio, ecco, questo qui è Albano, che è stata la prima volta che abbiamo seminato il senatore Cappelli. Albano è un agricoltore biodinamico da sempre e ha voluto usare i cavalli, lui usa anche i cavalli da tiro in agricoltura, uno dei pochi, e fa corsi anche di cavalli da tiro per agricoltori. E poi va pure avanti, poi è cresciuto il grano, questo è ancora verde, poi non ho fatto la fotografia, no, questo è un altro grano, quell'altro normale. Si vedrebbe la differenza perché il senatore Cappelli più o meno viene alto così, l'altro grano è alto così. E il problema che i contadini qui da noi fanno fatica a seminare quel grano, che col nostro clima tende ad allettare, cioè a piegarsi nel verso per terra, insomma. E questa è la figlia di Angelo, l'altro produttore, lui semina sempre il biodinamico, semina il grano tenero e questo è il suo grano. Questo è il pane che fa la Ceres per noi. Poi una cosa da dire sui gas è che secondo me sta iniziando, ma non solo nei gas, a nascere una sensibilità verso la terra diversa. C'è sempre più desiderio di proprio di mettere le mani nella terra. Come Gas Policella, per esempio, abbiamo fatto qualche anno fa una serie di incontri sulle Transition Town e alla fine di questi incontri un gruppo ha detto ma perché non facciamo qualcosa? Ed è nata la prima esperienza di orto collettivo. Poi l'associazione Terra Viva ha fatto una convenzione con un comune qui della Val Policella, c'era questo terreno non utilizzato. E assieme abbiamo fatto un altro orto collettivo, questa è la foto di quando abbiamo iniziato a fare i bancali. E poi ne è nato un altro ancora adesso in Sant'Ambrogio, mi sembra. Comunque qualcosa, il movimento di crescita felice sta seminando in questo senso. C'è questa voglia che si sta diffondendo di ritornare alla terra e ai suoi ritmi. Questo è l'orto il primo anno d'estate con lo spaventapassari fatto dai nostri bambini. Vabbè, questo è tutto, vi ringrazio e attenzione. Grazie. Mi scuso con Antonio per aver parlato solo di Gas Policella come coordinatore, ma io appunto facendo parte del Gas Policella per me era la realtà principale, in realtà c'è cioè un Intergas molto più ampio a cui fa riferimento sempre Antonio. Va bene, grazie ancora. E adesso continuiamo a parlare di agricoltura biologica e no, spieghiamo perché è importante l'agricoltura biologica e perché l'agricoltura tradizionale sta facendo male alla nostra terra, con Giovanni Beghini, che è del nuovo coordinamento nazionale pesticidi No Grazie, giusto? Quindi ci spiegherà cosa fa alla terra l'utilizzo dei pesticidi. La parola a Giovanni. Buonasera, grazie a tutti. Mi sono sentendo tutte queste iniziative, mi viene da pensare, mi sono piaciute moltissimo, sono tutte esperienze positive, da cominciare dagli orti, a Iris, alle api. Mi viene da pensare quasi che il pessimismo che ho di solito fosse fuori luogo, e sono molto contento. A me toccherebbe di fare la valle che non vorrei,
più che altro, perché guardate, vi faccio vedere, cioè guardate questa foto qua che ha fatto l'amico Stefano Lonardi, che mi ha detto di citarlo quando lo faccio vedere. C'è un trattore dove c'è una freccia qua, è una collina della nostra valle, lì c'è un trattore e questa è la deriva che fa il trattore, che sta trattando, e qua saranno 500 metri, nonostante che tutte le regole eccetera dicano che la deriva va da 50 metri a da 30 metri a 50 metri, lì probabilmente è una giornata di vento, ma la deriva dei prodotti, guardate che spazio che occupa, è una cosa abbastanza spaventosa pensando quello che comporta per gli abitanti, che ci sono case, ma i vigneti sono sparsi in mezzo alle case da noi e le case sono in mezzo ai vigneti. Questo, adesso io voglio fare molto veloce perché vi dico due cose. Primo, ci sarà a Verona questo coordinamento che è nato grazie alla collaborazione di alcuni gruppi, del Nord Italia soprattutto, di alcuni gruppi che si interessano, cioè che combattono la questione dei pesticidi, ha deciso di aderire alla settimana europea senza pesticidi, che è un'iniziativa di Pan Europa Pesticidi Action Network, un gruppo che è nato in Francia nel 2000 e che si è diffuso anche negli altri paesi. È un movimento abbastanza esteso, anche se è solo nei nostri circoli che se ne parla purtroppo, ma anche in tutta Europa ci sono iniziative contro l'uso dei pesticidi e per l'agricoltura rispettosa. Dal 20 al 30 marzo c'è questa settimana europea senza pesticidi, durante la quale a Verona ci saranno stranamente molte iniziative. Ci sarà, ve lo dico così tanto per informazione, ci sarà il 23 marzo, che è una domenica, un convegno nazionale. Il 28 avrò io una conferenza in cui parlerò, proietterò completamente queste diapositive che adesso cerco di riassumere, e ci saranno altre lezioni del corso di viticoltura biologica, ci saranno diverse iniziative che ne sentirete parlare nei prossimi giorni probabilmente. In questa ci sono riassunti i tumori e i pesticidi, la relazione tra tumori e pesticidi, mettendo insieme i tipi di tumore e le relazioni positive che ci sono con i pesticidi. Questo qua è stato fatto, questo articolo, questa tabella, è stata fatta dalla rivista Cancer, nel 2007, guardando più di 100 studi pubblicati su queste cose in tutto il mondo, soprattutto nel nostro mondo, e insomma ci sono associazioni positive per il tumore del polmone, 4 su 4, vuol dire che alcuni studi indicano che c'è una relazione positiva, vuol dire che da un punto di vista epidemiologico chi usa questi prodotti può avere un tumore di questo tipo. Tutti praticamente guardiamo i linfomi, le leucemie, i tumori del pancreas, tutti hanno associazioni positive, tumori della prostata e così via. È una cosa triste, voglio passare avanti subito. Ho impostato il discorso pensando ai tre principali prodotti che si usano nell'agricoltura convenzionale, che sono questo qua è il mancozeb, che è un ditiocarbammato, è un fungicida e si usa per onospora, soprattutto per le malattie fungine. Poi prendo in esame il clorpirifos, che è il capostipite degli esteri fosforici, un insetticida, il più importante, adesso si cerca di usarlo meno per fortuna,
viene sostituito da altri insetticidi non ancora dimostrati di essere così pericolosi come il clorpirifos, ma che raggiungono gli stessi effetti, hanno gli stessi risultati da un punto di vista ecologico, per cui probabilmente anche dal punto di vista umano hanno gli stessi danni. E poi vi illustro brevemente i diserbanti. Questi sono i tre prodotti principali, i prodotti chimici che vengono usati e che nell'agricoltura biologica non vengono usati e servono e devono essere sostituiti e naturalmente sono i più dannosi. E il mancozeb è questo. E soprattutto voglio portare l'attenzione su quello che è scritto nelle loro schede di sicurezza, che simbolo di pericolo XN vuol dire che è nocivo, pericoloso per l'ambiente, frasi di rischio, può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle, che non sarebbe niente, intossicazione acuta ben rara, possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati, frasi di rischio R50. Le altre informazioni c'è scritto sulla scheda di sicurezza del prodotto. Altamente infiammabile, irritante per le vie respiratorie, può provocare sensibilizzazioni per contatto con la pelle, altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Questo è stato, viene usato, adesso qualcuno lo sa più di me, ma viene usato quello che viene permesso dall'AVEPA, dagli organi competenti, è di 6 volte in un anno. Più ci sono anche deroghe per poter, quest'anno è stato privilegiato per il tempo con altre deroghe, insomma, di cui è stato usato molto, e ogni 15 giorni ha un tempo di carenza di 15 giorni, praticamente ogni 15 giorni durante l'estate si è usato e si è, come la diapositiva di prima, si è sparso, tenete presente quella, in tutto l'ambiente. Il mancozeb, secondo un lavoro pubblicato nel 2006 in Neurotoxicology, provoca, vi elenco qua le tossicità, aumenta il totale dei tumori maligni, i tumori mammari, i tumori, questo qua è nei topi, sperimentale è stato fatto, nelle ghiandole di Zimbal, nei carcinomi dell'orecchio, epatocarcinomi, del pancreas, della ghiandola tiroide, delle ossa, è ben considerato, deve essere considerato, secondo questo studio, fatto dall'Istituto a Bologna, Soffritti, ma Morando Soffritti, è un carcinogeno multipotente. Altre cose, altre non descritte in questo studio, perché è stato fatto sperimentale per intossicazione a dei topi, si è visto invece dal punto di vista epidemiologico, cioè altri studi come quelli mostrati nella prima tabella che guardano l'epidemiologia, non la sperimentazione, e c'è un aumento dei melanomi negli applicatori in chi lo usa, e nei lavoratori, sempre nei contadini che lo usano, un aumento dei linfomi, degenerazioni della retina e ipotiroidismo è l'effetto non neoplastico più diffuso. Ha un'azione specifica sulla tiroide. L'endometriosi è un altro delle patologie e qua volevo mettere l'attenzione su un lavoro fatto nel 2008 lo dico un attimo perché Philippe Grandjean, questo qua che è il terzo autore, e poi ha fatto un articolo anche lo scorso anno sulla stessa cosa. Questo dice che da un punto di vista epidemiologico sempre ci sono delle evidenze sia degli organofosfati, sia dei carbammati, sia dei piredroidi,
sia di e di tante altre sostanze tossiche non dovute all'agricoltura, di neurotossicità e quindi si può, per esempio, il meccanismo per cui, il meccanismo è una cosa tutta da scoprire, i meccanismi dell'Alzheimer, del Parkinson, per carità, non sto a dire, però hanno dal punto di vista epidemiologico relazioni, cioè chi ha usato questi prodotti è più facilmente esposto a queste malattie. In Francia è stato riconosciuto anche una malattia, il Parkinson, come malattia professionale, grazie a un caso che per fortuna un avvocato è riuscito a portare in tribunale, così hanno riconosciuto come malattia professionale il Parkinson in alcuni contadini almeno. Questo, il dottor Magarotto ha fatto questo studio, che è un oncologo di Negrara, che lunedì prossimo sarà a Negrara alla cantina sociale nel corso di Terra Viva e della catena sociale terrà una relazione, ha fatto lui un esame del registro dei tumori. Ditemi quando devo fare in fretta, perché qua non finisce mai la cosa, ditemi, bloccami subito, però sono così i dati, insomma. E nelle province di Verona e di Treviso, che sono le più sottoposte a pesticidi, guarda caso perché sono quelle più agricole, più dedicate alla viticoltura, c'è un aumento percentuale di tumori della prostata e di tumori dell'utero e di tumori dell'encefalo, in sostanza, rispetto alle altre province. Un aumento percentuale vuol dire che sullo stesso numero di popolazione ce ne sono di più. Questo è l'assorbimento cutaneo dei lavoratori che entrano nei campi e anche chi ci passa vicino, naturalmente, che sono sottoposti di tiocarbammati, a questo mancozeb, e assorbono attraverso il contatto, non tanto con il trattamento passando col trattore, ma con la sfogliatura assorbono, guardate quanta, che picco che raggiunge questo. E sempre del mancozeb è stato fatto uno studio a Treviso dall'USL di Treviso, che ha dosato le urine durante l'estate, non specificamente entro i 3 giorni in cui ci sono dopo i trattamenti, ma qualsiasi momento durante l'estate. 400 persone sono state studiate, in metà, 47%, c'era presente ETU, che è etilentiourea, il derivato del diocarbammato, questo mancozeb, quasi la metà delle persone aveva presente nell'urina. 5% di queste, con tutti gli effetti che dicevo prima, il 5% di questi ne ha una quantità alta sopra quello che viene ritenuto accettabile, sempre che accettabile è una cosa che non ha senso, ma comunque sopra un certo valore addirittura. Il 5%, che vuol dire che se succede così nella Valpolicella, 50.000 persone, fate i conti quanto è il 5%, a che rischio corriamo. E chi pensate che l'articolo che è comparso sul giornale, mi viene un po' a dirlo questa cosa, ma l'articolo che è comparso sul giornale diceva: gli ambientalisti è ora che stiano zitti, perché ben il 53% delle persone non hanno ETU nelle urine. Immaginatevi voi che messaggio riescono a far passare quando metà, e chi vive vicino ai vigneti ne ha ancora di più. Giovanni, ti chiederei se deve parlare anche Vittorio di... Sì, allora io faccio così, siccome ne parlerò, cioè se volete, insomma, se ne parla, posso parlarne a lungo fino il 28, vi do appuntamento là. Voglio solo farvi vedere il clorpirifos, è anche quello, ha tutti i suoi problemi, e andiamo veloce, soprattutto del clorpirifos vorrei farvi notare l'autismo e il deficit di attenzione che si sta diffondendo moltissimo. Lasciamo perdere, però due cose volevo farvi vedere.
Queste, la Trazina, dei diserbanti, mamma mia, come faccio a farvi vedere queste cose? Niente. Vi dico la cosa di Seralini, che è di uno studioso francese che ha studiato il Roundup, il glifosate, che ha preso 200 topi e li ha 100 nutriti con il mais biologico e 100 nutriti con il mais OGM, sottoposto quindi alla presenza di glifosate. Ci sono stati, si è dimostrato nettamente la prevalenza di tumori del fegato, di tumori mammari, insufficienze renali, insufficienze epatiche in quelli intossicati, una mortalità aumentata di questi. È stato pubblicato questo articolo e è stato, dopo un anno o due, è stato costretto a ritirare questo, perché era stato criticato come non scientifico. Questo è venuto fuori adesso che l'articolo è stato ritirato dalla direzione, quando nella direzione di questo giornale è entrato un certo signore, che eccolo lì, Richard Goodman, Goodman proprio, che aveva lavorato per la Monsanto fino all'anno prima, che era la produttore. Qua vi voglio far vedere, la faccio brevissima, questo è il giardino, il giardino pubblico di San Rocco a Marano, che due volte all'anno viene trattato col glifosato per terra, vedete i bambini lì dove giocano, e via, un paio di volte all'anno un po' di diserbanti. Queste cose sono indispensabili da sapere, e purtroppo, vedete, Verona, l'Italia è quel paese che consuma più pesticidi, 150.000 tonnellate all'anno, 140-150 più o meno più su e giù. Il Veneto è fra i top dell'Italia, Verona ne consuma il 44% di tutte quelle di tutte quelle del Veneto, perché i vigneti, in Francia il 3% dei vigneti, la superficie agricola in Francia è del 3% dedicata ai vigneti, e usano il 20% dei pesticidi i vigneti, è una cosa che richiede tantissimo, purtroppo lo sapete. A Verona il 44%, ma guardate nell'USL 20, 21, 22 che picco che c'è, cioè anche nella nostra ULS è così, insomma, sono, pare che siano tutti qua. Questo è semplicemente un grafico che non ha nessun valore scientifico, però mostra l'andamento del rilascio delle esenzioni ticket 048, che sono quelle per i tumori, nella USL di Bussolengo, che me l'hanno, per fortuna me l'hanno dati, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 fino ad agosto, crescono di 1000 ogni anno, vuol dire su da 10.000 a 11.000 vuol dire del 10% ogni anno. Ecco, questa è il riassuntissimo di tutto quello che dovrei dire. I beni comuni, tutti dobbiamo difendere i beni comuni, aria, acqua, terra, saperi, paesaggio e bellezza. E lascio la parola a Vittorio, che invece cercherà di dire gli aspetti positivi della nostra. Buonasera, Johnny si sbaglia, io non vi parlo degli aspetti positivi, assolutamente. Io faccio parte di Terra Viva, sono uno dei peones, Johnny Richelieu di Terra Viva. Noi abbiamo fatto una serie di cose, sono qui per parlarvi di questo, poi se ci riesco vi voglio parlare anche di qualcos'altro. Noi abbiamo fatto la confusione sessuale di lotta alla tignola con insetto negativo per le vigne, io sono un viticoltore, tignola che era combattuta col cloropirifos, che voi avete visto prima quanto danno faceva. Siamo riusciti a instillare la voglia nei contadini di mettersi insieme, quindi 3 anni, 50, 150, 1200 ettari, quando l'ha presa in mano il consorzio col nostro aiuto sotterraneo, quest'anno ancora non si sa, e è stata una cosa citata in tutta Italia, non perché siamo bravi di Terra Viva,
sono di bravi contadini a mettersi insieme. Terra Viva fa corsi di viticoltura biologica, corsi di stile di vita biologica, che vuol dire cure naturali, abbiamo parlato di cure naturali, vaccini bambini, cibi, bioedilizia, finanza, paesaggio, biocosmetici, detergenti, eccetera. Abbiamo fatto un esperimento di pool di consulenza agronomica indipendente ai viticoltori, che credo che molti di voi non siano agricoltori, quindi non sanno che cosa vuol dire. Noi oggi agricoltori andiamo al consorzio agrario, alla Sprea, insomma, tutti quelli che vendono i fitofarmaci, e loro ci dicono cosa dare e quanto dare. Piccola parentesi, io fino a 3 anni, ho finito la conversione biologica, io davo il Roundup in una forma diversa, che è un basta, che è glifosinate, per diserbare, ma anche per spollonare, che vuol dire togliere dei butti delle vigne, invece che andare lì a mano, che si fa fatica, risparmiamo una barca di soldi. E io chiedevo agli agronomi: ma dove va sta roba qua? Va in cielo? No. Va nella terra? No. Va nelle acque? No. Va nella pianta? No. Ci sono le ricerche scientifiche che dicono che si dissocia e che va su Marte. Hanno ritirato quel prodotto che ora sta rientrando, pare. Che cosa vuol dire questo? Che l'informazione che ci danno a noi contadini è del tutto fuorviante. Ci hanno tolto negli ultimi 40 anni la nostra conoscenza storica, e quindi noi siamo in mano alle multinazionali. Questo, scusate, è un nostro pallino. Altre cose che facciamo, l'orto sinergico insieme al GAS, e condiviso peraltro a Corubio, sta partendo una cosa molto bella, che sono 5, in collaborazione con il Comune di San Pietro Careano, 5 corsi per 5 classi di orticoltura per elementari. Forse inconsciamente ci siamo detti: con questi contadini non riusciamo a far poco, forse se puntiamo ai bambini riusciamo a fare qualcosa di più. Poi facciamo vari convegni su tutti gli aspetti della sostenibilità. C'è una brochure per il corso di viticoltura, se qualcuno di voi è interessato, tipo lunedì prossimo che c'è il Magarotto, eccetera, lì in fondo, se siete interessati. C'è un articolo che però non c'è tempo di leggerlo, un articolo di Federico Rampini da New York, commentato anche da Carlo Petrini. Praticamente, ve lo cerco di sintetizzarvelo, la Whole Foods, che è una grandissima catena di supermercati bio, molto ad alto livello, ha preso una piccola decisione, ha detto: noi vogliamo che in tutti i prodotti ci sia scritto esattamente cosa c'è dentro, a cominciare dagli OGM free o non OGM free, per carità. Questo ha comportato un cambiamento, perché sempre più consumatori hanno cominciato a pagare di più per avere la merendina senza OGM, i contadini hanno cominciato a dire: ma il mercato ci paga di più l'OGM free, quindi hanno cominciato a piantare più OGM free, perché gli OGM negli Stati Uniti sono diffusissimi, stiamo parlando dei cereali. Questo ha comportato che la Monsanto, che è la madre degli OGM, ha ritirato certe richieste in Europa di OGM, salvo quella del mais, eccetera, eccetera, e si sta ritirando, fra virgolette, in termini naturalmente relativi, anche negli Stati Uniti. E è stata presa di controgamba, perché la Monsanto ha sempre fatto studi scientifici bellissimi, forse non indipendenti, in cui si dimostrava che non faceva nulla l'OGM. A un certo punto questa catena di supermercati, peraltro di proprietà di uno repubblicano sfegatato, non per dir nulla, ma insomma non era un visionario o cose di questo genere, ha cambiato completamente il mercato, quindi si è trovata completamente spiazzata. Questo esempio che cosa vuol dire? Che noi consumatori, io sono un consumatore e un produttore, quindi io adesso mi do addosso come consumatore e come produttore, noi consumatori siamo dei cretini, perché salvo le eccezioni del gas non siamo insieme, non ci coordiniamo, non andiamo a far filiera. Se loro sono negli Stati Uniti, e comunque è una piccola nicchia, ancora una elite, sono riusciti a fare questo, perché noi mettendoci insieme non ci riusciamo? Io sono appena entrato nel gas, conosco Antonio, stimo le persone che sono dentro il gas in maniera incredibile.
Ma solo 140 famiglie, 150? In Valpolicella, diamo dei numeri a caso, saranno 500 persone. In Valpolicella ci sono 60.000 persone. Quindi meraviglioso quello che fate, bicchiere mezzo pieno, però pieno per 500 persone. E gli altri 49.500 dove sono? Scusate questa mia... Io sono antipatico e dico le cose un po' troppo bruscamente. Un altro tema, quello di unirsi. Lancio un appello, se c'è qualcuno qui, per le forze politiche. Noi, più o meno come Terra Viva, ma noi siamo apolitici, abbiamo partecipato a delle conversazioni fra liste civiche sensibili, tutte con dei programmi meravigliosi e tutte coincidenti al 99%. Non parlo di quale comune, ma diciamo qui in zona. Ecco, non c'è modo di metterle insieme. Allora, come consumatori non ci mettiamo insieme. Facciamo delle liste civiche, che vuol dire che sono le persone volenterose che si danno da fare, e non ci mettiamo insieme. Allora è giusto che siamo bastonati. È giusto che vadano sui soliti palazzinari e facciano quello che vogliono, se non riusciamo a unirci. L'ultima cosa che Johnny mi ha pregato di sottoporvi è questa. Le prossime battaglie che Terra Viva vuol fare, non si sa bene con quale energie umane, perché siamo in pochi, via i diserbanti, insetticidi, pesticidi pericolosi, soprattutto da parte dei comuni. Un appello alle liste, che se qualcuno di voi diventerà sindaco da qualche parte, il sindaco è il depositario della salute di un comune. Quindi, o il sindaco comincia a dire non si fa questo e non si fa quello, e magari i diserbanti nella scuola dei bambini no, così, così, e magari non nelle vigne e cose di questo genere, fatelo se qualcuno di voi diventa sindaco. Vorremmo creare un distretto, ce ne sono già tanti, alcuni, soprattutto in Toscana, dove c'è una sensibilità diversa. Io sono anche mezzo toscano, e in questo devo dire che i toscani sono più bravi, perché ne hanno già fatti tre e ne stanno facendo degli altri. Qui sarà impossibile, perché vorrebbe dire stare insieme e coordinarsi fra i produttori, i consumatori, fra i politici, eccetera, eccetera. Vorremmo la biodiversità nei vigneti, che vuol dire si pianta un ettaro, il 3%, il 5%, fai siepi, che è andato via perché peccato, hanno fatto 27 km di siepi, cioè, meraviglioso. Quello è quello che bisognerebbe fare, e che le liste, se qui ci sono delle liste, si spera che lo facciano. Vorremmo ripetere l'esperienza che abbiamo avuto come agronomi indipendenti in collaborazione con università, scuole, studi, ricerche. Scuole perché si tirano su le persone e quindi arriveranno con una testa diversa. Agronomi indipendenti per cercare di far uscire noi contadini, eccetto Gigi che è il biologico, storico, che ha ancora il sapere contadine, uscire dalla nostra ignoranza. Noi, se c'è un problema, la foglia un po' così, andiamo dal negoziante, dal consorzio, eccetera, e diciamo: questo è il problema, che prodotto mi dai? Tieni questo litro di roba incredibile, dalla, e risolvi il problema. Si risolve il problema lì per lì, però se ne creano mille altri. Stop a vignettizzazione selvaggia anche in montagna. E l'ultima cosa è che però bisognerebbe trovare il modo, fra noi associazioni o movimenti, di coordinarci meglio, perché anche noi associazioni siamo, lavoriamo nel nostro piccolo, non abbiamo mai tempo di fare altro, ci sembra già di scalare delle montagne, ma siamo sempre tutto sommato da soli, ma siamo noi i primi che dovremmo collaborare con gli altri. Tu Gas, mi devi dire a Terra Viva che c'è il termotati che bisogna evitare? Sono io che ti devo venire a dire guarda che c'è un corso che alcuni di te ti servono? Invece siamo sempre in ritardo e non ci uniamo mai. E quindi mi piacerebbe che tutte le associazioni ci si scambiasse di più, in maniera un pochino più strutturata, le informazioni, anche per poter poi crescere. Se fossimo uniti, scusatemi se uso esempi dei conti del mercato,
Siamo 20 associazioni, abbiamo 500 contatti l'una, siamo 10.000 persone. Se ci contassimo e quando c'è un problema ci consultassimo e poi uno va per 20 associazioni dal sindaco dicendo: sindaco, quella cosa lì noi non siamo d'accordo, e siamo queste 10.000 persone, queste 20 associazioni e queste... Secondo me il sindaco ipotetico, non parlo di nessuno, ci direbbe: sì, avete ragione, provvedo subito. Se ci andiamo singolarmente, ho l'impressione che non abbiamo ottenuto molto. Questa è una critica prima di tutto a noi stessi di Terra Viva, io non sto criticando gli altri, sto dicendo analizziamoci per capire come lavorare meglio, a cominciare da Terra Viva. Grazie. È ancora acceso, grazie a Giovanni e a Vittorio che hanno concluso questa bellissima serata con questo auspicio augurabile per tutti, che le associazioni che fanno tanto per il territorio si mettano insieme e riescono a coinvolgere sempre più cittadini in questo cambiamento che, come abbiamo visto, è possibile e augurabile per tutti. Voglio ringraziare anche Gianluca Godi, che è l'artefice di questa, tutta questa bellissima iniziativa. Grazie a voi per essere venuti così numerosi e partecipi fino a quest'ora. E non so se ci sono domande dal pubblico, qualche curiosità da rivolgere a qualcuno dei progetti, tranne il respiro che ci ha già lasciato. No? Credo di no. Va bene, allora grazie a tutti di nuovo e speriamo di vederci presto in un'altra serata come questa, nella valle che vorrei qua. A tutti buona serata, grazie.